Il cielo è blu. Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione del TG60 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con il sommario, i principali argomenti di questa edizione. Non c'è pace per la Modenese a capostrada, ad oltre un anno dal crollo di un masso, la strada è ancora a senso unico alternato, con una barriera in cemento che protegge da eventuali nuove cadute. La situazione, lamentano i residenti, divenuta insostenibile. Il Comune di Quarrata ha approvato il bilancio di previsione e aumentano IMU, mense, trasporti per le scuole, previsti investimenti per la rigenerazione urbana, l'impiantistica sportiva, il patrimonio culturale. Manca pochissimo a Capodanno, preceduto dalle tradizionali cene. Ne abbiamo parlato con il food influencer pistoiese Federico Fusca, che ha aperto la propria cucina alle nostre telecamere e ci ha dato alcuni suggerimenti per la tavola. E dunque andiamo nella zona di Capostrada, a Pistoia, dove il 25 dicembre di un anno fa crollò un masso. Il masso è stato rimosso, c'è una barriera in cemento che protegge la strada, ma di lavori ancora non se ne parla e i residenti esasperati hanno chiesto nuovamente di fare qualcosa. È trascorso un anno dalla caduta del masso in via Modenese a Pistoia e ancora la situazione non si è sbloccata. Dopo la rimozione della pietra, infatti, l'amministrazione comunale ha deciso di restringere la carreggiata vicino al muro ed ha installato due semafori per regolare il traffico. La situazione ha creato molti disagi ai residenti della zona, che hanno protestato in questi giorni con alcuni cartelli sparsi lungo la via, ironizzando proprio sul primo compleanno del masso caduto appunto lo scorso 25 dicembre. Siamo qui tutti insieme a sollecitare un intervento perché è un disagio per tutti, enorme. Con questa barriera che hanno allungato hanno chiuso l'acqua là. E io che ci sono nato qui, l'acqua in casa non l'ho mai avuta, da quando hanno messo quella barriera e questa, quando ha piovuto ci è venuta l'acqua in casa. Un nostro politico mi ha detto, dice, è perché ha piovuto troppo. Dico, ma io ho visto l'alluvione di Firenze e non ci ha portato l'acqua in casa, è stata quelle barriere che ce l'hanno portata ora. Ho un semaforo sotto le finestre, proprio piazzato lì, sono stato operato ad un intervento brutto e quindi d'estate non si poteva stare. Uno, ho scritto all'assessore, mi hanno mandato da un altro assessore, ho chiamato vigili ma non è servito a niente. Io non lo so qui quanto deve durare questa cosa. D'inverno con le finestre chiuse un pochino si resiste, ma in estate no. Si respira gas, tutti i motorini che si fermano ti rispondono anche male. Perlomeno dovrebbero spengere il motore. Ma pure che hanno messo le barriere, se devono cadere i sassi, lo stesso ci vanno in testa le persone o le macchine che passano. Queste cose l'ho denunciata dal 2012, ora siamo nel 2023. Hanno aumentato l'asfalto di 30-40 cm più alti delle case. Hanno tappato tutte le zanelle che nessuno viene a pulire. Ora ultimamente hanno messo questi blocchi che blocca l'acqua. Sicché l'acqua si rovescia addosso alle case. La piccola protesta dei residenti si è infine conclusa con un brindisi ironico per ricordare un anno dalla caduta del masso, con un messaggio chiaro all'amministrazione. Nonostante voi, che non so se non fate nulla o siete incapaci, rendiamo lo stesso al sasso a tutti noi e a voi. Sono iniziati invece i lavori di risistemazione del verde lungo la via Marini, sempre a Pistoia. Dopo il taglio di 21 alberi nei mesi scorsi sono iniziati gli interventi propedeutici per la messa a dimora di 60 nuovi alberi e 50 arbusti. In questi giorni i lavori e poi inizierà la piantumazione. Ticket cancellati per i lavoratori colpiti dalla crisi economica sono state confermate dalla Regione sino al 31 dicembre 2023 le misure straordinarie che esentano dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Ad essere interessati, disoccupati, lavoratori collocati in cassa integrazione al contratto di solidarietà difensivo, i lavoratori iscritti alle liste di mobilità con ISEE fino a 18.000 euro ed assieme ai familiari non fiscalmente indipendenti.
Non si ferma anche durante le feste l'attività a caccia dei rifiuti dei volontari di Legambiente Quarrata. Lo scorso 27 dicembre una nuova discarica è stata scoperta in via Quadrelli, altre poi sono state trovate in via del Corso, in via Campriana, in via Rubatturno. Una quinta poi è stata scovata lungo il bordo di un sentiero sterrato vicino al torrente Stella in località Gamberaia. Nei vari cumuli di scarti, rifiuti di piccole e grandi dimensioni, tra questi materiali tessili, plastici, sino a manufatti in cemento amianto, copertone, residui di lavorazioni edili. Restiamo proprio a Quarrata, dove è stato approvato il bilancio di previsione. Lorenzo Gori. È stato approvato dal Consiglio Comunale di Quarrata il primo bilancio dell'amministrazione Romiti. Per garantire il mantenimento dei servizi orientati in particolare al sociale e alla scuola, l'amministrazione ha dovuto aumentare l'IMU ed anche le tariffe di scuolabus, mensa e nidi. È un bilancio che risente inevitabilmente di quelli che sono stati i rincari e la situazione politica nazionale e internazionale. Di conseguenza ci siamo trovati di fronte delle scelte difficili da fare, però con senso di responsabilità le abbiamo prese nell'interesse della comunità di Quarrata. Nonostante si siano dovute necessariamente ritoccare delle aliquote IMU, si sono ritoccate in parte e adeguandole a quelli che sono gli standard provinciali. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, con un particolare focus quindi con quelli della pubblica istruzione, nidi, mense e trasporti, il Comune di Quarrata ha deciso di andare ad adeguare il costo dei servizi con quello che è stata la variazione del tasso di inflazione Istat. Di conseguenza, a un aumento di costi si va a chiedere alle famiglie un 10% in più. Sul fronte degli investimenti, nel bilancio si prevedono progetti orientati alla rigenerazione urbana, all'impiantistica sportiva e al patrimonio culturale. Nella prossima estate partiranno 8 milioni d'euro di investimenti certi, che sono investimenti sulla cultura, sulla Magia, sul parco della Magia. C'è 2 milioni e 800 mila euro sul cinema, teatro e più spazio polivalente al polo tecnologico. E poi c'è altri 2 milioni e mezzo sul campus sussidiario. Risorse in programma anche sul fronte dell'efficientamento energetico e delle energie rinnovabili. C'è 400 mila euro di sostituzione dei punti luci. Parlo di sostituzione dei punti luci, vuol dire sostituire le lampade mettendole a LED, che daranno un'illuminazione più congrua per quelli che sono periodi storici, ma che faranno risparmiare l'ente, i nostri cittadini, la nostra macchina comunale, e attraverso questi risparmi andremo a investire sul sociale, sulla pubblica istruzione. Manca davvero poco al Capodanno, ci si sta preparando, facendo acquisti per la cena, definendo il menù. Il nostro Leonardo Cecconi ha fatto visita al food influencer pistoiese Federico Fusca per qualche consiglio e per, diciamo così, capire come meglio prepararsi a questo appuntamento tradizionale che precede l'arrivo del nuovo anno. Per il menù di Capodanno abbiamo chiesto consigli ad uno dei food influencer più famosi d'Italia, il pistoiese Federico Fusca. Mamma siciliana e papà calabrese, Federico ha frequentato la scuola alberghiera, iniziando a lavorare per alcuni ristoranti in città e affermandosi come chef, tanto che dal 2021 affianca Antonella Clerici nella trasmissione È sempre mezzogiorno su Rai 1. Piatto di Capodanno per Federico Fusca. Allora, a casa mia c'è sempre il pesce a Capodanno, quindi si va dall'astice all'aragosta a tutti i crostacei al polpo, ma a casa mia non deve mai mancare il cotechino o le lenticchie o lo zampone, fate un po' come vi pare, insomma. Il piatto per il 2023? Il piatto del 2023 funziona sempre così, ragazzi, quello che piace è quello sempre che va, però sul 2023 ci sono c'è qualche chicca che può andare, tipo la gaspirulina, tipo la curcuma, tipo lo
yuzu, lo conoscete lo yuzu? Ci sono qualche elemento che diciamo è di trend nel 2023, però io sono sempre dell'idea che quello che va di più è sempre quello che piace. Legarsi sempre alle tradizioni con qualche innovazione anche in cucina. Sicuramente, alla fine la tradizione fa parte della nostra terra, anche quindi della nostra Pistoia. Magari teniamoci sempre qualche cosa della nostra Pistoia, qualche piatto storico, magari un po' rinnovato, però sì, fa sempre piacere portare un po' della nostra tradizionalità, ecco. E qual è il piatto che preferisce cucinare, Federico Fusco? E sinceramente a me piace mangiare un po' tutto, a me la cucina mi piace un po' tutto, diciamo dal nord al sud, per me la cucina è amore, è vita, è passione, quindi mi piacciono molto tutti i piatti. Se devo sceglierne uno, come ho detto tempo fa al nostro caro amico Simone, la carbonara non la batte nessuno per come la vedo io, però ci sono tantissimi piatti anche della nostra tradizione, ad esempio lo straccettino alla natramuta, il cavolo nero, lo gnudo, non lo so, il maccherone, ci sono tantissimi piatti che mi piacciono, quindi scegliere uno è veramente difficile, però la carbonara per me rimane sempre un must che non batte mai nessuno. Quindi per chiudere, a Capodanno rispettare la tradizione e comunque cucinate quello che vi piace di più. Sicuramente la tradizione portatela sempre avanti, mangiate quello che vi pare, ma un bel cotechino, le lenticchie non ve lo fate mancare, è anche di buon auspicio, mi raccomando. Veniamo allo sport, prosegue la preparazione della Pistoiese in vista del ritorno in campo domenica l'8 di gennaio, quando si giocherà la 20ª giornata del campionato, nella trasferta con lo United Riccione, reduce dal pareggio per 2-2 di Mezzolara, ma che nell'ultimo turno casalingo aveva superato il Carpi per 5-1. I romagnoli attualmente si trovano al 12° posto della classifica, 25 punti, distanziati di 8 lunghezze dagli arancioni, al momento secondi al pari del Forlì. Capoclassifica, lo ricordiamo, la Gian Erminio in testa a 44 punti, con 13 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta. E dopo la sconfitta a Cremona e l'uscita dalla Coppa Italia, la Giorgio Tesi Group si rituffa in campionato in vista della gara infrasettimanale che si giocherà mercoledì 4 gennaio a Ferrara. La squadra, agli ordini di Nicola Brienza, domani si allenerà solamente la mattina per tornare al Palla Carrara il primo dell'anno per un allenamento pomeridiano, mentre dal 2 gennaio si riprenderà il normale programma settimanale. Dopo la partita di Ferrara, i biancorossi avranno uno scontro fondamentale in chiave alta classifica. È quello in programma l'8 gennaio al Palla Carrara, quando l'impianto ospiterà Forlì in testa alla classifica al pari di Pistoia e Cento. Intanto l'APU Udine ha annunciato l'esonero di coach Matteo Bonicciolli dopo la pesante sconfitta subita dai bianconeri contro Cantù ieri sera e che ha visto quindi Udine eliminata dalla Coppa Italia. E per quanto riguarda la Serie B di basket, la Gema Montecatini ha messo sotto contratto sino al 31 giugno 2024 il lungo 24enne Marco Di Pozzo, centro di 2,05 m per 98 kg di peso in uscita dalla Pallacanestro Firenze. Fiorentino di Bagno Arripoli è stato anche giocatore della Giorgio Tesi Group, dove nel 2015-2016 a 17 anni ha esordito in Serie A, restandovi anche l'anno successivo per poi chiudere la stagione in B a Firenze. Un innesto di indubbia qualità per la formazione rossoblu in vista delle prossime sfide in campionato. Termina così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, per quanto riguarda la programmazione pomeridiana di TVL, alle 14.40 il film Closed Circuit, film 2013 con Rebecca Hall ed Eric Brana. A seguire alle 16.10 c'è Toscana Sprint, dunque spazio al ciclismo, mentre alle 18.45 da non perdere il nuovo appuntamento con Ganzo alla scoperta di personaggi e figure interessanti del nostro territorio insieme a Paola Bardelli e Paolo Nesti. L'informazione poi preserale come sempre alle 19 in diretta con un nuovo TG per poi proseguire fino alle 21 con informazioni, rubriche, approfondimenti. Arrivederci.